da seduto in cacaglio, in piedi no, quindi è meglio in piedi per voi, così posso avere un linguaggio un po' più sciolto. Ringrazio Pietro Terzi, ringrazio Daniele Francesconi che mi ha invitato, lo staff, e ringrazio voi che vi siete sacrificati come me stamattina all'alba delle 10 ad essere qua a assorbire questa mia conferenza sullo sciamanesimo. E allora io vi chiederei questa cosa, perché parliamo di sciamani, per parlare di sciamani allacciate le cinture di sicurezza e venite con me, perché dobbiamo arrivare al tema centrale della conferenza, che è sciamani occidentali. Allora, noi abbiamo scelto con Francesconi questo titolo, che è un po' un ossimoro. Sapete cos'è ossimoro? Laggiù avete studiato cosa sono gli ossimori, quando c'è una, praticamente una contraddizione in termini, perché gli sciamani non sono occidentali. Dire sciamani occidentali è quando dici, come quelle canzoni, freddo bollente, no? Queste robe così. Allora, sciamani occidentali non c'hanno nulla a che vedere. E quindi per capire cosa sono gli sciamani e perché parliamo di sciamani occidentali faremo un po' un giro, un tour un po' lungo. E partendo da un fatto molto semplice, gli sciamani sono stati sempre cancellati, esclusi, cacciati, vilipesi dal mondo occidentale. Quindi parliamo di un qualcosa che è stato sempre altro rispetto al mondo occidentale. Tant'è vero che hanno fatto quella follia di metterli, come dire, fuori della storia, perché naturalmente la storia è quella dell'Occidente. Chi non è occidentale è fuori della storia, ovviamente, no? Questo è un fatto che viene dato per scontato, per cui addirittura fanno parte, come dire, gli sciamani sono preistoria. Allora sappiate laggiù in fondo che c'era un grandissimo storico che si chiamava Arnaldo Momigliano, che quando uno citava la parola preistoria lo cacciava dall'aula, dall'ufficio, perché diceva non esiste la preistoria, tutto è storia. Quindi anche gli sciamani che noi abbiamo chiamato preistorici in realtà fanno parte della storia e, come vedremo, anche della nostra storia. Li abbiamo esclusi perché noi abbiamo detto che si trattava ovviamente di gente, come dire, di periferia, incapaci, un po' di merce adulterata, che non hanno mai partecipato realmente alla vita dell'Occidente. Tant'è vero che quando l'Occidente si è accorto dell'esistenza degli sciamani e la loro presenza è stata individuata essenzialmente nel mondo siberiano e alto uralico, subito il primissimo ad accorgersene nella enciclopedia è stato Diderot, che li ha definiti semplicemente dei ciarlatani. Sono dei ciarlatani. Un filosofo un po' più attento come Herder ha detto non è vero, sono dei sapienti. Però poi è arrivato il positivismo con l'Ottocento e naturalmente per tutti i positivisti erano degli invasati o dei cialtroni oppure della gente irrazionale. Poi su questo concetto magari torniamo. Ora, tanto per darvi un'idea di chi sono, come oggi viene declinato il termine sciamano, non so se avete presente quello che è successo il 6 gennaio del 2021 su tutte le televisioni, quando un signore ha capitanato un gruppo di scalmanati e ha occupato Capitol Hill, ha occupato la sede del governo americano. E c'era quel signore, non so se vi ricordate, che c'aveva quei due, c'aveva le corna, c'aveva la pelle di bisonte addosso, e l'hanno chiamato lo sciamano di Capitol Hill. Perché? È perché si presentava così diverso, così alternativo, cioè aveva disegnato addirittura la bandiera americana in viso e faceva dei canti sciamanici. Perché? Perché era convinto dell'esistenza di un deep state, cioè di uno stato nascosto, ovviamente promosso dai neri, dai comunisti e dagli ebrei, che voleva abbattere il governo Trump. E quindi bisognava far sì che tutto questo funzionasse richiamando il canto sciamanico per risistemare
la supremazia dei bianchi nel mondo. Ecco, l'uso, all'opposto per esempio degli stessi anni, un altro sciamano famosissimo, se mai l'aveste incocciato su qualche giornale, in qualche libro, si chiama, perché è tuttora vivo, per fortuna quel signore di Capitol Hill, Jack Angeli, è in galera e speriamo che ci rimarrà a lungo, perché è stato uno che ha fatto le cose orribili. L'altro invece, che si chiama Devi Kopenawa, è uno sciamano di una popolazione Yamomama, che è una popolazione dell'Amazzonia, che ha deciso che la sua vita era dedicata non soltanto all'essere un capo tribù, ma anche a un'altra cosa fondamentale, a difendere la foresta amazzonica non solo per le popolazioni dell'Amazzonia, ma essendo quella che si dice, viene chiamata così volgarmente, il polmone del mondo, di difendere la foresta per tutti quanti noi, per tutti quanti gli altri. Ecco, vedete quali sono gli estremi lontanissimi con cui oggi viene definito lo sciamano. Questo sciamano, vi ho accennato, che hanno origine, cioè i primi che abbiamo incontrato, conosciuto, documentato per l'attività di etnologi che sono andati sul campo, sono quelli siberiani. La Siberia era un luogo dove c'erano queste forme di autorità. Lo sciamano è una persona che ha dentro una collettività un grande riconoscimento pubblico e un'autorità certificata, quindi è una persona a cui tutti quanti demandano un potere. E qual è questo potere? È il potere di aiutare, sostenere, sciogliere eventuali drammi sociali, organizzare delle situazioni collettive dove si potessero dirimere dei conflitti e nello stesso momento, come dire, ha la forza di governare la natura. Allora, se capita, come in tantissimi casi, che c'è per esempio una tempesta in arrivo, un temporale fuori di stagione, qualcosa che è inaspettato e ingovernabile, lo sciamano interviene, si chiede allo sciamano di intervenire e lui, con una sorta di messa in scena, di rappresentazione, riesce, come dire, a intervenire anche sulle forze della natura. C'è questa frase molto famosa di uno sciamano sempre siberiano che dice: lo sciamanesimo non è una religione, per la religione ci sono i sacerdoti e che si occupano anche dei morti, noi ci occupiamo solo dei vivi. Quindi lo sciamano ha una funzione attiva in un contesto societario e una cosa che dovete tenere presente di questi sciamani prima di arrivare agli sciamanesimi occidentali è che lo sciamano è tutt'uno con una comunità, fa parte della comunità, vive con la comunità e tutte le azioni che fa sono delle azioni collettive. Quindi i rituali sciamanici sono rituali collettivi in cui lo sciamano è il protagonista primo ed è l'attore centrale. Ovviamente gli sciamani siberiani non sono gli unici, purtroppo poveri ragazzi hanno fatto una brutta fine, perché quando è arrivato un signore, forse lo conoscete di nome ovviamente, che si chiama Stalin, non so se avete mai sentito nominare, e questo signore quando è arrivato al potere, che ha cominciato a fare una distruzione di tutte le etnie che riguardavano l'Asia centrale, ha visto questi strani figuri poco raccomandabili e molto preoccupanti per il loro potere e li ha sterminati. Anzi, ha detto: o vi prendete la testa del partito oppure vi faccio uno sterminio totale. Alcuni di questi si sono salvati perché hanno detto: guardi, noi siamo dei medici e quindi curiamo le persone, e qualcuno di questi è stato graziato. Pensate che gli sciamani attuali, che poi sono ritornati in auge post-stalinismo, quelli di oggi sono quelli che vivono e che molto spesso vengono coinvolti per, come dire, se lo dico in italiano, per benedire le truppe per andare a combattere in Ucraina. Quindi immaginate le declinazioni possibili che possono avere questi sciamani. Ma abbiamo anche, per esempio, in questi rituali sciamanici, lo sciamano è la persona centrale, è l'unico che, grazie ai tamburi e ai sonagli, che sono i suoi strumenti di lavoro principali, riesce a organizzare il rituale e essere lui ad avere un'estasi, cioè uscire dalla forma di controllo totale,
ma avere un controllo parziale del proprio corpo per poter fare dei voli, uscire e quindi incontrare degli spiriti aiutori che lo aiutano nelle cose che deve fare. E lo fa tutto questo senza ricorrere assolutamente a nessuna sostanza. Per esempio, a differenza dello sciamanesimo amazzonico, di cui poi parleremo in maniera più ravvicinata perché ci riguarda molto, dove lo sciamano è sempre soltanto lui che ha una possibilità di fuoriuscita dal corpo e di estasi, ma lo fa tramite delle sostanze che gli permettono di favorire questo. La sostanza più famosa di cui poi parleremo si chiama l'ayahuasca. L'ayahuasca che è una specie di decotto di liana che serve per avere delle allucinazioni. Gli sciamani sono presenti anche in Africa dove però lì abbiamo degli sciamani centrali che guidano i rituali, però abbiamo anche delle estasi che sono collettive, quindi il pubblico, i partecipanti, la comunità che partecipa al rituale può avere dei momenti di trance, dei momenti di estasi per tutta la comunità che vi partecipa. Ora, ovviamente lo sciamano ricorre, nel caso siberiano, come forse in tutti quanti i casi, ricorre alla danza, ricorre al ritmo, quello siberiano agli strumenti che sono il tamburo e il sonaglio, però diciamo che assolutamente uno sciamano, per come intendiamoci, chiamiamoli classici, ma soltanto per intenderci questi sciamani, cioè siberiani delle origini di cent'anni fa, più o meno, che hanno avuto una vita lunghissima fino agli anni 70, questi sciamani usano il tamburo e i sonagli per fare i loro rituali e per andare in estasi. Non esiste che uno sciamano dice vieni che ti faccio un concerto per tamburo sciamanico. Non esiste, perché ovviamente gli strumenti vengono usati all'interno dei rituali, dentro a quello che è il modo di poter riunire tutta la comunità e lavorare all'unisono, per il bene della comunità. Allora, di questi sciamani possiamo fare tanto per una piccola sintesi per capire chi sono. Beh, sono persone che hanno esperienza della visione. E questa visione viene comunicata a tutte le persone che sono presenti al rituale. Forte di queste esperienze riescono, come dire, pur essendo delle figure che hanno all'apparenza sono dei devianti. Cioè, per esempio, voi immaginate, per darvi gli esempi, io non ho portato immagini, forse se sapevo di una presenza anche molto di gli spettatori obbligati che stanno dalla metà sala alla fine e che stanno qui per forza se non li bocciano, vi facevo qualche fotografia così magari vi facevate un'idea. Ma voi pensate se ci sono, non so, voi qui al nord è tutto molto pulito, sistemato, ma immaginate per esempio dei dropout, no? Degli homeless. Esistono a Modena gli homeless? No, li avete ammazzati tutti? No. Ci sono? Ci sono. Ecco, immaginate degli homeless, cioè persone che si presentano sporchi, puzzolenti, con i capelli tutti quanti arruffati. Ecco, persone devianti. E questi sono quelli che lavorano, che però hanno una funzione, come dire, normativa. Immaginate, voi non ci dareste neanche un centesimo quando li vedete, anzi li scansate, invece questi nelle culture sciamaniche hanno un luogo assolutamente, perché dalla marginalità nascono le ristrutturazioni dei sistemi sociali. Usano ovviamente il tamburo, l'ho detto, il sonaglio e il bastone. Perché il bastone? Perché il bastone è l'asse di collegamento, cioè quella cosa che permette di avvicinare, di unire la terra e il cielo. E loro stanno in mezzo e si fanno comunicatori, fanno vedere l'invisibile, lo mostrano, sono dei maestri dell'evocazione. Ecco, questo è per dare il tipo di funzionalità che ha lo sciamano. Ora, parlare di sciamanesimo ci obbliga a un doppio gioco, cioè a cercare di capire chi sono loro, però nello stesso momento, come ho fatto dall'inizio, anche di interrogarci su noi stessi e quali sono i modi che abbiamo avuto di accostarci a loro. De Martino dice esattamente: quando succedono queste cose ci occupiamo non solo del mondo magico, ma anche di comprendere il modo occidentale di accostarci ad esso, quindi di come noi li abbiamo considerati. Un famoso studioso di sciamanesimo siberiano
Dice che ovviamente lo sciamano e il suo pubblico diventano un complesso unico e per mantenere la trance gli sciamani non gradiscono la presenza di spettatori che non partecipino all'azione, cioè che non siano attenti e coinvolti socialmente a ciò che accade. Non sono ammessi spettatori. Spettatori per come li intendiamo noi oggi, qualcuno di estraneo che sta lì a guardare e dice ma fammi vedere quello che sta facendo, ma che riesce a fare, ma guarda un po' che fa quello. No, questi non sono assolutamente ammessi, perché lo scenario del rituale è una specie di ring, è una specie di conflitto, è una specie dove avvengono delle teatralizzazioni delle quelle che sono le contraddizioni. Ora, questo sciamanesimo è un dispositivo che si esplicita nel rito e ha un'architettura assolutamente perfetta, però non pensate mai alla semplificazione dello spettacolo. Non è teatro, è qualcosa di più, c'è anche del teatro, ma non è solo teatro. Tant'è vero che tutti sostengono che con il procedere verso la contemporaneità, pian piano la teatralizzazione aumenta, l'estetizzazione aumenta dei rituali e si perde però quel legame sociale che contraddistingueva il forte nesso comune che c'era in un determinato periodo. Ora, che cosa è successo? È successo che a un certo punto, e qui mi avvicino ad oggi al tema, cioè gli sciamanesimi occidentali, cosa è successo? È successo che piano piano quest'asse di presenza sciamanica che era altouralico, siberiano, nepalese, a poca alla volta ha cominciato a spostarsi e da lì si è andati verso, come dire, nuove pratiche spirituali che però avevano sempre questa idea dello sciamano che attrae, piace, perché è un qualcosa di attrattivo, della calamita, cioè sciamano interessante, chissà cos'è, perché c'è l'attrazione dell'esotico e la forza del diverso, e quindi attrae, soltanto che c'è stato questa sorta di spostamento. Verso dove? Verso nuove forme di spiritualità, ed ecco che dagli anni 80 comincia a figurarsi uno sciamanesimo amazzonico, che comincia a prendere il sopravvento. Da che cosa lo deduco questo? Da 2, 3, 4 indicatori. Uno, la quantità di pubblicazioni ad alta tiratura, bestseller, che escono, che sono lettissimi, dove gli sciamani raccontano, gli sciamani parlano, gli sciamani dicono. Poi questo interesse verso questo nuovo, come dire, centro, che è il mondo amazzonico, e la nascita di un turismo esotico. Dagli anni 70-80 comincia un turismo esotico, tant'è vero che un mio collega che si chiama Jean-Luc Pamzel nel 2013 ha fatto un libro molto bello che si intitola Psicotropici, cioè la follia dell'ayahuasca, la febbre della ayahuasca della foresta amazzonica. Cosa succedeva? Succedeva che con al cavallo del secolo 900-2000 si organizzavano gli shamanic tour, cioè si pagava per poter andare nella foresta amazzonica a fare che cosa? A strafarsi di ayahuasca, banalmente, scusate la volgarità, ma ci dobbiamo intendere, se no non ci capiamo. Si andava a fare queste spedizioni, diciamo, esotico rituali, però in realtà semplicemente per provare questa nuova per il mercato occidentale droga, non droga, è un allucinogeno che è stato vietato dal marzo del 23, perché hanno scoperto che c'ha un DMT talmente alto che produce allucinazioni e quindi è stato vietato dai consumi occidentali, che significa Italia, Francia, eccetera. Non che non lo possiate comprare qui a Modena oggi stesso, lo trovate dappertutto, ma ufficialmente è vietato. Ora, questo interesse verso questo sciamanesimo amazzonico ha trovato quello che in antropologia si chiama in Italia
delle strutture della contingenza molto favorevoli. Cosa sono le strutture della contingenza? Una situazione che per una quantità di fattori molto diversi ha messo le radici e ha avuto grandi riconoscimenti in Italia. Adesso io vi elencherò molto velocemente quali sono le ragioni molto diverse per cui lo sciamanesimo amazzonico, i suoi curandero, il consumo di tutte quelle che erano le sostanze durante i rituali amazzonico-sciamanici si facevano, ho avuto un grandissimo successo in Italia. E per capirlo dobbiamo fare un passo indietro. Io ve l'elenco velocemente, poi ci daremo alla fine un piccolissimo tempo disponibile per delle domande, però io, se ci fossero questioni non chiare, ditemelo, ma tanto per dare anche un quadro di riferimento per, come dire, muoversi, perché è fondamentale capire qual è il terreno generale dei tempi lunghi che l'Amazzonia trova quando arriva in Italia, cioè i rituali amazzonici trovano in Italia. Prima cosa, forse dovete sapere che con gli anni 60, del 1960, una cosa che viene completamente a cambiare sono la cancellazione di tutto ciò che è tradizionale, perché siamo entrati nella modernità. Ormai c'è la boom economico, ci sono tutte la quantità di novità che la modernità ci porta del dopoguerra che vogliamo assolutamente dimenticare, anzi rimuovere, rimuoviamo la fame, rimuoviamo la miseria con che cosa? Col Moplen, la plastica, con la cosa che non si distrugge mai, con i mobili di formica, quindi c'è un cambiamento assolutamente fondamentale. E per esempio che cosa si cambia? E si cambia, per esempio, una volta il mal di testa veniva curato andando da Sant'Aspreno era il santo dei mali di testa che li curava, oppure se avevi in casa una zia, una nonna che poteva fare gli occhi, cioè che vedeva se tu avevi il malocchio e ti toglieva il mal di testa. Queste cose qua ormai sono superate, perché chiedevi l'aspirina. Stai ancora a credere a queste cose? Credi ancora che c'è il malocchio? Ma che? L'aspirina funziona. Secondo, crollano tutte le ideologie dell'impegno e finisce nel sangue un mondo collettivo che era quello degli anni 70. Nel sangue perché? Perché mi riferisco alla fine tragica che tutti i movimenti di liberazione hanno avuto negli anni 70 con le Brigate Rosse e con la fine di un tentativo di cambiare il mondo e di trasformarlo in un mondo molto più democratico. Quindi entriamo in un mondo del post-politico. Questo mondo del post-politico ha avuto un riferimento principale verso una nuova spiritualità che inizialmente fine anni 70, inizi anni 80, io sì, sono molto giovane ma già c'ero a quei tempi, ero appena nato, e in quegli anni si andava dove? In India. E l'India era in qualche modo esemplificato da un livre de poche che in quegli anni era lettissimo, il Siddhartha di Hermann Hesse. Quindi era questa la sostituzione. Secondo argomento. Terzo argomento, che però parlo dopo, sempre parlando nel sistema dei libri, l'importanza delle pubblicazioni di un signore che si chiama Carlos Castaneda. Vedo dalle teste che fanno così che anche qui è molto conosciuto. Infatti, poi, però dopo, ne parliamo dopo. Tutto questo clima post-politico, gli anni del riflusso, come sono stati chiamati gli anni 80, eccetera, mettono in campo delle nuove, quelle che Foucault chiamava le tecnologie del sé. Cosa sono le nuove tecnologie del sé? Sono tutte quelle operazioni che noi compiamo sul nostro corpo, sul nostro modo di stare al mondo, anche su quella che, per chi ci crede, la nostra anima. Per chi ci crede, la nostra anima, quindi fa un intervento su se stessi. E sono tutte cose che vengono fatte allo scopo di raggiungere in qualche modo una felicità, sicurezza, stare un po' meglio con se stessi. E quindi
Queste sono le, il terreno, ce n'è un altro ancora che poi aggiungo, però aggiungo un'altra cosa, un dato che può essere molto utile, senza ovviamente, non è una critica a nessuno, ma è un dato. Negli anni 60, esattamente verso nel 60, in Italia c'erano 120.000 preti, sacerdoti, 120.000 sacerdoti, e nessuno psicanalista, zero. Nel 2020 ci sono 40.000 sacerdoti e 118.000 psicanalisti. Lo psicanalista subito si è alzato perché il successo... Ecco, che cosa ci... A me non piacciono i dati, ma che cosa ci dicono? È una sorta di, come dire, di spostamento sull'individuo, no? Sulla soggettività, senza togliere nulla, per l'amor del cielo, agli psicanalisti, lunga vita, giù il cappello, chapeau, assolutamente. Però ci dicono che tutti in questi anni, cioè 60-2020, come dire, il mondo si è spostato nell'attenzione individuale, lasciando perdere, come dire, sempre di più il contesto. L'ultimo dato, forse il penultimo, non mi ricordo, penso l'ultimo, sì, è l'ultimo dato che vi voglio dare, è quello che riguarda invece i rapporti con il fantasy, con l'immaginario, con quelle che sono state la formazione delle nuove generazioni. Voi siete nuovissimi, le generazioni precedenti alle vostre, perché per esempio negli anni 60-70 gli autori di riferimento erano Tolkien. Tolkien è stato un autore importantissimo che ha, come dire, fertilizzato questo campo del magico. Ma poi questo campo del magico ha avuto ancora un'altra irrorazione ancora più forte, perché nel 1997 esce il primo libro di Harry Potter. E Harry Potter è stato, sono i libri sono usciti dal 1997 al 2007, in quei 10 anni si è costruito il nuovo mondo della magia. Una magia che è a portata di mano, che è vicina. Ora c'è una cosa comune tra Rowling, per esempio, l'altro qual era, Lewis e Harry Potter, qual è? Il folklore, folklore inglese, folklore europeo, la lotta tra il bene e il male, il conflitto che viene fatto in forma aperta, la conoscenza segreta. E tutto questo ha, come dire, pensate per gli esperti di cinema, se negli anni Ottanta c'era la serie dei film Non aprire quella porta, perché dietro quella porta c'era il mostro cattivissimo, l'altro, l'alterità, il nero che poi ha preso forme diverse successivamente, era non aprire quella porta e quindi era il pericolo. Con Harry Potter invece non si va alla stazione, al binario 21, per vedere dove partirono i treni per Auschwitz. No, si va a cercare il binario dove c'è la possibilità di aprire quella porta che ci fa vedere il mondo magico che sta a portata di mano. Ecco, questo è lo scenario di base in cui si innestano i romanzi di Castaneda. Perché Castaneda è importante? Perché ci presenta per la prima volta a livello di massa, a livello di bestseller, a livello di letture. Immaginate, per i più giovani, qualsiasi cosa voi facciate è un processo culturale che si realizza, qualsiasi cosa, perché le nostre vite individuali sono un fatto collettivo e noi siamo frutti tutto di un lavoro collettivo. Quindi dire mi piace Harry Potter, leggo Harry Potter, non è soltanto il piacere di leggere un libro, ma tutto quello che questo libro muove e mette in gioco. La lettura di Castaneda, per esempio, è stata fondamentale per costruire un nuovo immaginario sciamanico. Perché? Perché, a differenza degli esempi, tra virgolette, classici che ho fatto prima, il mondo di Castaneda è un mondo dove, uno, la collettività non esiste. Non c'è nessuna collettività. È una persone solitarie, individuali, che possibilmente mirano a una apologia del potere personale e tendono a fare in qualche modo un esercizio di potere all'interno di sistemi specifici dove la questione fondamentale riguarda la propria assoluta individualità.
la propria solitudine, la propria asocialità. Quindi pensate, rispetto al tentativo al modello che ho fatto, che ho costruito prima dello sciamanesimo siberiano alturalico, questa presentazione che ci fa invece Castaneda ce l'ha con me. Lo so, non è d'accordo. È Castaneda reincarnato, è un Castaneda reincarnato. Adesso viene di morte. Altra cosa, il mondo sciamanico di Castaneda è un mondo, non è un mondo arcaico. Il mondo arcaico lo trovate nella letteratura greca, lo trovate nei miti, lo trovate nelle tragedie, nella violenza delle tragedie. Il mondo di Castaneda è un mondo arcaicizzante, è un mondo che ricostruisce un arcaico non assolutamente poco credibile, però tutto addomesticato. E l'addomesticazione è un termine utile che ci tornerà utile anche dopo. C'è un grandissimo mitologo che si chiama Furio Jesi, che quando ha letto le opere di Castaneda ha scritto questa cosa che trovo molto divertente, perché dice Castaneda ci pone di fronte a uno stregone indio che parla esattamente come Heidegger. Il sapere è una farfalla notturna. Le farfalle notturne sono i messaggeri, o meglio ancora, i messaggeri dell'eternità. Allora, se è vero che gli sciamani di Castaneda parlano come discepoli di Heidegger, potrebbero avere anche ragione coloro che dicono che Heidegger è un ultimo sciamano. L'hanno scritto Franco Volpi e Antonio Agnoli in un libro che ha avuto un grande successo, che è uscito nel 2013, che si chiama Heidegger, l'ultimo sciamano. Ecco, questo per darvi le declinazioni e gli ampliamenti estremi a cui si presta il nome sciamanesimo, che nella versione occidentale, per come stiamo vedendo, ormai che cos'è? È un aggettivo. Rituali sciamanici, i tamburi sciamanici, le musiche sciamaniche. A me è arrivato un invito settimane fa per una pizza sciamanica. Quindi immaginate le immaginate le declinazioni possibili. E allora, data questa situazione, io ho cominciato qualche anno fa a fare questa indagine etnografica sullo sciamanismo occidentale, cioè andare a vedere che cos'erano questi ruoli, questi luoghi dove si frequentavano le cose sciamaniche. Di cui adesso vi racconto. Allora, non è che trovate, oggi su internet si trova di tutto, poi vi dico anche come se avete bisogno, ma non avrete sicuramente bisogno di me. Tutti i circoli dove si facevano attività, tra virgolette, spirituali, quindi yoga, quindi meditazione trascendentale, spesso ospitavano delle serate sciamaniche. Non è che c'erano degli avvisi pubblici. Tutti quelli che in qualche modo partecipavano o andavano a fare yoga, gli arrivava il messaggio sul telefono, l'email, dicendo il giorno tot c'è una serata sciamanica. Questo io ho cominciato a seguirlo dal 2022, perché la situazione precedente era molto diversa. Cosa ho visto io dal 2022-23? Che si andava in questi luoghi dove tu eri invitato a partecipare, c'erano numeri ristretti di persone, cioè dalle 10 alle 40 persone, andavi in questi luoghi assolutamente, come dire, immaginate, sale yoga per cui si stava seduti in terra, si toglievi le scarpe, e arrivava questo signore che presentava che cos'era lo sciamanesimo.
e ti raccontava che cosa fosse, soprattutto quello amazzonico, raccontando anche lui come aveva conosciuto lo sciamanesimo amazzonico. E queste 15-20 persone che ho conosciuto, tutte, sia maschi che femmine, presentavano una propria vita spezzata, cioè c'era qualcosa che era successo nelle loro esistenze per cui a un certo punto avevano deciso di troncare la vita precedente e di andarsene, di andare via, chi in Ecuador, chi in Perù, chi in Amazzonia, e avevano incontrato degli sciamani. Soprattutto questi ultimi, interessanti perché dopo che erano stati lì 6 mesi, tornavano e in qualche modo, perdonatemi tra virgolette, facevano gli sciamani. Quindi non c'era un'iniziazione, non c'era un riconoscimento, ma erano gente che aveva visto e che rifaceva qui quello che aveva visto lì, molto semplicemente. E che cosa erano? Ma erano dei rituali principalmente di purificazione. Perché anche quelli precedenti, cioè che si sono fatti nel periodo in cui l'ayahuasca si poteva ancora consumare, che cosa accadeva? Erano dei rituali un po' più organizzati, perché erano dei rituali per 50-60 persone, si stava in un posto isolato, un resort, un albergo, una casa fuori dove c'era la possibilità di poter stare tutta una notte, dove c'era uno sciamano fino al 2015, uno sciamano ecuadoregno, peruviano, amazzonico, tra virgolette, originale, che arrivava e che curava il rituale, si stava lì. E allora il precedente rituale funzionava così, che tu andavi in questo luogo, ti mettevi sceglievi un cuscino, ti mettevi a terra, ti portavi una bottiglia d'acqua, perché dovevi bere perlomeno 2 litri d'acqua, poi ti davano un catino al tuo fianco e poi passavano per dare questa ayahuasca. E avevi delle allucinazioni, perdonatemi, banalissime allucinazioni, cioè vedevi cosa vedevi, la pianta, vedevi quello che accadeva, vedevi la foresta e vedevi pezzi della tua vita, rivivevi passato, potevi avere approfondimenti del presente oppure proiezioni nel futuro. E tutto questo avveniva mentre la ayahuasca funzionava e mentre il catino aveva una funzione, come dire, che serviva alla tua purificazione, perché ti liberavi di tutto quello che avevi bevuto, e questo aveva una funzione fondamentale perché erano rituali di purificazione. Quindi da una parte le allucinazioni, dall'altra parte la purificazione, e questo si andava avanti quasi per tutta la notte. Ci potevano essere anche musiche dal vivo, dove potevi stare lì bello tranquillo, e finché non si esaurivano queste 2-3 prese di ayahuasca, stavi lì fino al mattino seguente. Ovviamente con la presenza di un curandero, tra virgolette, originale, che era fondamentale. Perché? Perché quando prendevi, assumevi questo DMT, non potevi mai essere certo della tua reazione personale a quello che prendevi. Per cui, per esempio, ci sono stati casi, ho assistito a casi dove le persone stavano male perché venivano proiettati in dei mondi futuri da cui volevano assolutamente fuggire, o a storie del loro passato che non volevano più rivivere, e non, queste cose non le puoi governare. Per cui hai la necessità invece di avere qualcuno che ha la tecnica, la conoscenza, per poterti, come dire, tra virgolette, riportarti in te, con molta calma, con molta presenza, con molta partecipazione, e farti calmare. E questo era fondamentale. Negli anni 2020, quando poi, diciamo, in anni post ayahuasca, c'erano altre sostanze che venivano consumate, e che vi sintetizzo molto velocemente: c'è una specie di polvere che è un estratto da un albero del tipo nicotina, che viene combinato e viene iniettato nel naso
e questo anche ti porta delle ovviamente pulizia nel suo tempo anche dei momenti di allucinatori, oppure c'è una cosa ancora molto più significativa che è una specie di vaccino che ti viene fatto, che è il cambo, che ti bruciano un po' sulla spalla, ti passano questo cambo che ti porta, come dire, una sorta di purificazione, perché ti dà forza fisica, ti libera dei metalli pesanti, non mi chiedete come fa, ma ti libera dei metalli pesanti governa gli stati emozionali, oppure chiamano il collirio della foresta, che è il sananga, che viene messo sulle palpebre per aiutare la vista. Ecco, queste sono le principali riferimenti, sostanze nei rituali attuali, e vissuto da un numero di persone molto varie. Io ho seguito moltissimi di questi rituali, ho lavorato con moltissime persone, le ho incontrate, ne abbiamo parlato, e in realtà la cosa interessante qual è? Che tutte queste persone avevano una specie, una cosa che ho chiamato il complesso del torcicollo. Perché? E perché a un certo punto tutte queste persone, pur essendo persone, come dire, che vivevano la nostra stessa contemporaneità, cioè impiegati di banca, commercialisti, semplicissimi bibliotecari, persone che avevano dei lavori, come dire, normalissimi come il nostro, però avevano una sorta di necessità di trovare un riparo dal mondo, di riuscire a poter avere qualcosa di certo in un mondo incerto come quello che oggi noi viviamo. Vi cito una bellissima frase di De Martino da un libro del 1948 che si chiama Il mondo magico. Dice: noi tutti i viventi, uomini e donne, hanno la necessità di trovare, affermare la loro presenza nel mondo e di riuscire in qualche modo a poter essere garantiti da questa presenza nel mondo. Ma cosa succede? Che in situazioni di particolare sofferenze, privazioni, per esempio quando ci sono guerre, quando ci sono carestie, può esserci una sorta di tensione eccezionale che ci porta di nuovo ad aprirci al dramma magico. Quindi, se noi vediamo che la nostra vita è in qualche modo minacciata, anche non immediatamente, ma indirettamente, e purtroppo oggi le minacce non mancano su tutti i fronti, le persone tendono, come dire, a ricorrere a forme di spiritualità, a tecniche del sé che possano garantire loro la presenza. E quindi pensate, tutte queste persone che ho incontrato più o meno mettevano assieme yoga, meditazione, pulizia della genealogia familiare, che è un altro rituale interessantissimo, la manutenzione dell'aura, cioè gente che chiede che in questi luoghi si possa essere messa apposta l'aura, l'integrazione individuale degli elementi cosmici, ma anche poi cura dell'anima, nutrire il corpo, l'alchimia, le rune, tutta questa specie di mondo spirituale che viene, come dire, utilizzato e in cui questo nuovo sciamanesimo, questa nuova spiritualità prende forma. E c'è questa cosa che ho definito una sorta di mondo della contromodernità. Perché? È perché si cercano cose, appunto, come diceva Furio Iesi, arcaicizzanti. Si cercano cose che in qualche modo siano un po' elaborati di forme che noi pensiamo essere autentiche, la natura della foresta amazzonica che non abbiamo mai visto, le forme in cui ci possono essere le cose, i mondi cosiddetti tra virgolette primordiali, che non sappiamo neanche cosa sono. Tutto quello che in qualche modo rende possibile, come dire, la presenza di un qualcosa di alternativo, ma che deve essere anche tradizionale, cioè deve essere alternativo a questo mondo, ma deve essere tradizionale dentro un'altra cultura a cui noi diamo un senso fortissimo. E ma questo ci permette, tutto questo, a queste persone,
permette loro di avere, come dire, un'esistenza purificata e soprattutto pacificata, perché stare un pomeriggio a un rituale, una sera a un rituale sciamanico, stare lì 3-4 ore a utilizzare il rapè, il cambo o il sananga, come, perdonatemi, emettere in continuazione tutto ciò che abbiamo preso in corpo, ha una sua precisa funzione, come dire, di selvatichezza, però noi poi dopo torniamo a casa e possiamo questa esperienza tra il frigorifero e la lavatrice, ci mettiamo sul divano e ci guardiamo l'ultima serie Netflix, e quindi questo ci rende assolutamente tranquilli che abbiamo avuto anche la nostra esperienza di selvatichezza nella contemporaneità, che ci permette di essere assolutamente tranquilli e di razionalizzare ogni cosa, per cui anche quell'esperienza lì, che naturalmente paghiamo, vale come le Balenciaga che portiamo ai piedi, e compriamo scarpe Balenciaga a 350 euro perché si portano. Ecco, che sia alternativo, ma per favore che non sia sovversivo. Ecco, questa è la dimensione dei consumatori, e che in qualche modo sia possibile poterli utilizzare soprattutto in forma single, che non ci siano cose collettive, che non ci sia l'obbligo di partecipazione a una collettività, ma che io posso farlo e poi mi posso ritirare nella mia vita tranquilla e separata. Ora, cosa ricaviamo da tutta questa esperienza? Beh, ricaviamo il modo in cui gli occidentali hanno considerato il pensiero nativo. Certo, questo è uno. Però, per esempio, il caso di quello sciamano Yamomama, Davi Kopenawa, è anche uno che sta spendendo la sua vita, e per fortuna che è diventato una specie di riferimento per tutti il mondo dell'ecologia, perché è diventato una specie di capo, è stato riconosciuto come capo di questo movimento ecologico. Perché? Beh, sarebbe utile oggi una posizione del genere, perché se crediamo, se li prendiamo sul serio, noi capiamo che forse non siamo i governanti del mondo. Gli umani occidentali, bianchi, non sono quelli che governano il mondo, non sono, e che forse con il progresso abbiamo fatto un sacco di pasticci, e che forse dovremmo cominciare a considerarci parte di un mondo più complesso in cui noi siamo soltanto una piccola parte. E questo non solo, perché io ho intitolato il libro Perché gli sciamani non ci salveranno, perché questi sciamani che io ho frequentato non ci possono salvare, perché ci incitano, come dire, a una purezza soggettiva, a un mondo da single anche nel momento in cui affrontiamo un'esperienza extracorporea, a separarci dalla collettività, a essere, come dire, a inventarci delle prestazioni individuali, soggettive, senza nessun rapporto con gli altri e in rapporto soprattutto a ciò che ci circonda e al mondo che ci circonda, di cui siamo un tutt'uno. E anche un'altra cosa fondamentale: se gli sciamani ci possono salvare, se noi li prendiamo sul serio, cioè se prendiamo sul serio il fatto che noi siamo un qualcosa di collettivo, che noi viviamo con gli altri e che la nostra vita e le vite degli altri non hanno un prezzo. Tutto ciò che noi facciamo per gli altri deve essere gratuito, e che noi non possiamo sfruttare gli altri uomini e le altre donne come abbiamo sfruttato la natura, che a oggi sta andando contro di noi per tutto quello che abbiamo fatto. Forse soltanto se riusciamo a cambiare il nostro modo di relazionarci agli altri, alla natura e al mondo, e riusciamo a prendere sul serio il pensiero nativo, forse solo allora anche gli sciamani potranno esserci utili. Grazie.